campobellese arrestato per incidente stradale. Immigrazione, oltre 1000 persone salvate nel canale di Sicilia. Pescatori di Mazara impauriti dalla minaccia ISIS. Un arresto e 4 denunce a Castelvetrano per reati vari. Dragaggio del porto canale di Mazara, sollecitato l'assessorato regionale ai lavori pubblici. Il progetto periferica di Mazara fra i vincitori del concorso Boom Polmoni Urbani. Ben ritrovati al TG8 Informazione, apriamo con la cronaca. Un giovane di 22 anni di Mazara nella tarda mattinata di ieri è stato trovato seduto all'esterno del guardrail del cavalcavia che congiunge Via degli Archi a Mazara 2. Del giovane se ne sono accorti alcuni automobilisti in transito e qualche passante che sono intervenuti per farlo rientrare sulla strada per evitare che cadesse nel vuoto e soprattutto hanno instaurato un dialogo per farlo desistere da qualche tragico gesto. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri, ambulanza del 118 con automedica e i vigili del fuoco. Dopo circa un'ora il ragazzo è ritornato sui suoi passi ed è stato accompagnato con l'ambulanza presso l'area di emergenza urgenza della via Livorno. Si è ripreso e ora sta bene. Uscendo da una rotonda ha invaso la corsia opposta andando a schiantarsi contro uno scooter con a bordo una coppia piacentina. 64 anni lui, 62 lei, l'uomo ha perso la vita, la donna è grave in ospedale ma non in pericolo di vita. L'investitore Tommaso Pulizzi, 48 anni, originario di Campobello di Mazara, pregiudicato per rapina e lesioni e già due volte denunciato in passato per guida in stato di ebbrezza, è risultato positivo all'alcol test con un tasso di 2,7. È stato arrestato dai carabinieri con 7 imputazioni, omicidio colposo, fuga, omissione di soccorso, guida in stato di ebbrezza, lesioni colpose, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 20:15 a Pontenure nel Piacentino. E parliamo adesso di immigrazione, salvataggio di massa, oltre 1000 immigrati sono stati salvati dalle navi in servizio nel canale di Sicilia, vediamo. Altri soccorsi e altri morti nel canale di Sicilia. In totale sono stati salvati nelle ultime ore quasi 1000 migranti. In un gommone sono state trovate 4 giovani donne morte. Insieme a loro altri 112 migranti, tutti di origine subsahariana. Si tratta di 83 uomini, 18 donne, tra cui 2 incinta e 11 minori. Il recupero è stato effettuato dal pattugliatore d'altura Cigala Fugosi. Secondo quanto è stato raccontato dai sopravvissuti, il gommone è partito dalla Libia ed è stato recuperato in alto mare a 30 miglia. Il mare calmo ha semplificato il recupero degli altri profughi, tra cui ci sarebbero anche dei parenti delle defunte. È stato anche individuato un presunto scafista. Sempre nel canale di Sicilia, la nave della Marina Militare, Cigala Fulgosi, è stata impegnata in un altro intervento di soccorso di 120 migranti. Sempre la nave Cigala Fulgosi aveva tratto in salvo poche ore prima 109 migranti. In questo caso nessun ferito, 96 uomini e 7 donne, oltre a 6 minori, a bordo del gommone, tra loro anche una donna incinta. Mentre la nave Dignity One di Medici Senza Frontiere ha prestato soccorso a circa 300 migranti, che erano su 3 gommoni diretti dalla Libia verso l'Italia. Altri 256 sono stati condotti in salvo da 2 motovedette della Guardia Costiera e da nave Protector di Frontex. Erano su un barcone alla deriva. Ma sentiamo in un altro servizio l'opinione dei siciliani sugli immigrati. Che già siamo esasperati e che io sono per la multirazzialità, ma effettivamente troppo esubero di questi immigrati, e capisco pure che hanno problemi, guerre e quant'altro, ma sta esplodendo e quindi comincia a essere poco tollerante. Penso che bisogna avere un po' più di tolleranza, però sempre con delle giuste regole, delle misure, non esagerare, non evitare di fare allarmismi inutili. Di certo è che
anche loro hanno diritto a cercare di avere una vita migliore. È sicuramente un problema, inevitabilmente, che si deve risolvere, ma che la comunità europea non è in grado di risolvere perché hanno paura degli islamici, dell'ISIS, e quindi non risolvono nulla a monte. Ne penso bene, però dovrebbero un pochino rastarsene tra di loro. Hanno dei grandi problemi per colpa fondamentalmente nostra, perché gli tiriamo le bombe, insomma, hanno tutto il diritto di venire qua. Che ci rovinano la vita. Penso che siano gestiti assolutamente in maniera inopportuna, anche disumana. Ci vorrebbe realmente un intervento concreto da parte delle istituzioni, ma Europa parlando, non soltanto locali, né regionali, né provinciali, né, cosa che a quanto pare non è arrivata. E li dobbiamo sostenere. E i pescatori di Mazara sono impauriti dalla minaccia ISIS. Interviene sulla questione Giovanni Tumbiolo, il presidente del distretto produttivo della pesca. Sentiamo. Il pericolo ISIS mette paura ai pescatori di Mazara. Loro, che ogni giorno navigano nel Mediterraneo alla ricerca di pesce pregiato, che si trova principalmente dalle parti del Mammellone e in Libia, non sono sereni. Da quando la Libia, nel mese di febbraio 2005, ha esteso unilateralmente la propria territorialità fino al limite di 74 miglia marine dalla costa, impossessandosi di fatto delle zone più pescose, in particolare per la cattura dei gamberi, i pescatori mazzarini mettono costantemente a rischio la loro vita. Superare quel confine invisibile tracciato tra le onde del Mediterraneo equivale a entrare in un vortice di diplomazia internazionale dalla quale è difficile uscire in breve tempo. Tutti i paesi del Nord Africa sono al centro di continui mutamenti geopolitici che ne stravolgono l'identità e le autorità istituzionali. Il pericolo ISIS, così come è avvenuto nell'attentato a Tunisi, è sempre in agguato. Così i pescatori di Mazara del Vallo, il distretto più importante d'Italia, che conta oltre 30.000 tonnellate annue di pescato, ha chiesto a gran voce l'aiuto del governo italiano e dell'Europa, avanzando delle proposte e chiedendo il pattugliamento delle zone di pesca con navi militari italiane per garantire la sorveglianza dello spazio marittimo internazionale, dove i pescatori siciliani possano svolgere un'attività di pesca responsabile, secondo i principi della Blue Economy. Solo i pescatori di Mazara del Vallo, sottolinea Giovanni Tumbiolo, presidente del distretto della pesca COSVAP di Mazara, possiedono gli strumenti adatti per poter pescare in quelle acque profonde, dai 250 ai 1000 metri. Inoltre, poter ritornare a pescare in quelle acque internazionali significherebbe liberare gli areali destinati alla piccola pesca. Si tratta di un bacino di pesca storico per i pescherecci mazzaresi, la cui chiusura ha determinato in questi ultimi 3 anni la perdita di oltre 1000 posti di lavoro nell'intera filiera ittica mazzarese. Nello scorso mese di maggio, il coordinamento territoriale filiera ittica Mazara ha incontrato l'eurodeputato del PD Michela Giuffrida, che da mesi sta portando avanti nel Parlamento UE le richieste delle marinerie siciliane. Vigili del fuoco in azione ieri sera nel centro storico di Marsala. I pompieri sono intervenuti intorno alle 20 nella via 11 Maggio in prossimità di Porta Nuova, allertati dagli abitanti della zona per la fuoriuscita di fumo da una palazzina. Non si è trattato, dalle prime analisi, di un incendio doloso. La probabile causa, un cortocircuito. L'intervento è durato per 2-3 ore e hanno spento definitivamente le fiamme. Prosegue costantemente l'attività di controllo dei carabinieri di Castelvetrano. Nei giorni scorsi messi a segno un arresto e 4 denunce al servizio. È di un arresto e 4 denunce a piede libero il bilancio dei servizi di controllo del territorio svolti nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia di Castelvetrano. La notte del 1° settembre a Castelvetrano i militari del nucleo operativo e radiomobile hanno tratto in arresto un pregiudicato castelvetranese di 36 anni, Dionisio Lo Piccolo. L'uomo sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, che gli impone di non uscire dalla propria abitazione dalle 21 alle 7, nel corso di un controllo non è stato trovato in casa.
Lo stesso è stato sorpreso poco dopo nei pressi dell'ospedale di Castelvetrano a bordo di una Lancia Y. Tratto in arresto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Questa si è tenuta nella mattinata di ieri dinanzi al GIP del Tribunale di Marsala, il quale ha convalidato l'arresto ed ha disposto nei confronti di Lo Piccolo la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Sempre a Castelvetrano, nel corso di un servizio notturno finalizzato a prevenire i furti in città, ancora semideserta per via degli ultimi giorni di vacanza, sono stati denunciati a piede libero 4 pregiudicati castelvetranesi, tutti di età compresa tra i 24 e i 64 anni. Controllati a bordo di una utilitaria e sottoposti a perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di 2 coltelli a serramanico. Le armi sono state sequestrate e i malviventi sono stati deferiti in stato di libertà alla procura di Marsala per porto di armi e strumenti atti ad offendere. Nell'incessante attività della Polizia Municipale di Trapani, in questi giorni si registrano ulteriori interventi nell'ambito del contrasto all'illegalità. Nella frazione di Marausa, il titolare di un locale è stato multato per varie irregolarità amministrative e per avere sforato l'orario di chiusura per ben oltre 50 minuti. L'intervento è stato effettuato unitamente ai carabinieri. La squadra nona congiuntamente a personale della Capitaneria di Porto nel centro storico ha operato un controllo in un locale prospiciente il mare, nel corso del quale si è constatato che si trattava di un circolo privato e che all'interno dello stesso si registrava la presenza di oltre 20 avventori presumibilmente non registrati come soci. In merito sono in corso degli accertamenti. Un intervento abbastanza movimentato si è poi verificato in via dell'Olmo nel momento in cui è stato sequestrato un mezzo privo di copertura assicurativa. Un'oncologa di Marsala è finita nel registro degli indagati della Procura di Marsala con l'accusa di falsa perizia. Il servizio. Per falsa perizia, la Procura di Marsala ha iscritto nel registro degli indagati il medico legale dell'ASP 6 di Palermo, Ivana Porcelli, 50 anni, specialista in oncologia. Il procedimento è scaturito dalla denuncia dell'archeologo Antonino Bertolino contro un medico del pronto soccorso dell'ospedale Paolo Borsellino di Marsala, Angelo Tumbarello, 60 anni, già indagato insieme a 8 fra medici ed infermieri per un'altra vicenda, la morte avvenuta lo scorso 10 agosto di Nicolò Giacalone, di 65 anni. Bertolino accusa la dottoressa Porcelli, perito nominato dal giudice Pasquale Russolillo nella causa civile intentata dall'archeologo contro l'ospedale di Marsala per un'errata diagnosi, di aver cambiato diametralmente opinione nella perizia consegnata al magistrato rispetto a quanto affermato in precedenza. Bertolino sostiene che nel settembre 2014 Porcelli, in presenza di testimoni, manifestò il proprio stupore per il mancato esame del sangue al pronto soccorso di Marsala, che avrebbe consentito di scoprire subito che il giovane, come accertato successivamente, era ammalato di leucemia mieloide acuta. Il ritardo avrebbe aumentato il rischio di morte per il paziente. Nella perizia, però, Porcelli dice che l'errata diagnosi è dipesa anche da Bertolino, che avrebbe descritto male la sintomatologia, nonché dal suo medico di famiglia, che avrebbe dovuto accorgersene almeno un mese prima. La vicenda ha avuto inizio il 25 aprile 2012, quando l'archeologo accusò forti dolori al fianco sinistro, al torace, vomito, diarrea, febbre alta e tumefazioni ai piedi, sintomi tipici della leucemia. Ma il dottor Tumbarello, non indagato per la vicenda, lo dimise senza disporre un esame del sangue, diagnosticandogli una colica addominale e prescrivendogli una visita urologica. Assegnate le deleghe agli attuali 3 assessori nominati dal sindaco di Castellammare del Golfo Nicolo Coppola, lo psicologo Salvo Bologna, nominato vice sindaco, dovrà occuparsi anche di bilancio e finanze. Riconfermato anche l'ingegnere Antonino Marchese, che ha adesso le deleghe allo sport, viabilità e polizia municipale. L'unica donna componente della nuova giunta è l'ingegnere Marilena Barbara, che si occuperà di pari opportunità, turismo, spettacolo e cultura. La giunta non è ancora completa perché il sindaco Coppola non ha nominato il 4° assessore dopo le dimissioni dell'architetto Giuseppe Motisi e le deleghe ai lavori pubblici e all'urbanistica al momento rimangono di competenza del sindaco. Aria di rivoluzione all'interno della giunta comunale di Castelvetrano in servizio.
Il Partito Democratico di Castelvetrano è sempre più vicino ad un progetto alternativo all'attuale amministrazione comunale, con una coalizione allargata a molti ex democristiani. Ormai è quasi scontato l'accordo di coalizione fra gli amici di Gianni Pompeo e di democratici guidati dal segretario provinciale Marco Campagna ed il leader regionale ed attuale assessore alla sanità Baldo Gucciardi. Alla vigilia dell'ennesimo rimpasto di giunta che conclamerà ufficialmente l'accordo fra il deputato Giovanni Losciuto ed il sindaco errante, con l'ingresso dell'ex consigliere provinciale Enzo Chiofalo in giunta, non si escludono colpi di scena. Il primo potrebbe arrivare dall'area dell'ex deputato Vito Licausi. I licausiani pare abbiano aperto un canale di dialogo con i democratici ed in particolare con Baldo Gucciardi. I ben informati riferiscono che Licausi non chiederà di entrare in giunta e adotterà una linea di confronto con l'amministrazione errante a geometria variabile. Padre Pino Puglisi, il parroco ucciso dalla mafia, e l'ex vescovo di Trapani, Francesco Micichè, prelato, con all'attivo, tra le altre, una pesante accusa per appropriazione indebita di fondi dell'8 per mille. Due personalità diametralmente opposte, ma che per una discutibile decisione dell'arcidiocesi di Monreale si incontreranno. Sentiamo. Fa discutere la scelta dell'arcidiocesi di Monreale e delle parrocchie di Montelepre di accogliere le reliquie di padre Pino Puglisi, il sacerdote assassinato dalla mafia, in una celebrazione eucaristica alla quale partecipa anche l'ex vescovo di Trapani, Francesco Micichè, attualmente al centro di un grande scandalo per una serie di indagini che lo vedono indagato per truffa. Una vicenda su tutte, la sottrazione dei fondi dell'8 per mille. Scrive Salvo Ogni Bene su eucaristiamafiosa.it. Micichè è stato rimosso dal Papa dalla curia pastorale della diocesi di Trapani nel 2012 e nella primavera del 2015 gli sono stati sequestrati i beni per circa 3 milioni di euro. Certo, la presunzione di innocenza è un diritto di tutti, ma certi fatti valgono più di tante parole. La reliquia del parroco di Brancaccio ucciso per mano mafiosa è a Montelepre dal 29 agosto e ci rimarrà fino al prossimo 6 settembre, proprio il giorno in cui l'ex vescovo di Trapani, Francesco Micichè, concluderà la celebrazione in onore di padre Pino Puglisi. Aggiunge Ogni Bene, e questo è il modo in cui la Chiesa vuole rendere omaggio al suo beato e portare nelle parrocchie il significato della sua esistenza. L'ex vescovo di Trapani, Monsignor Micichè, è indagato per appropriazione indebita e malversazione di fondi pubblici nell'ambito di un'inchiesta che riguarda i fondi dell'8 per mille. Adesso il prelato risulterebbe indagato pure per appropriazione indebita e truffa, calunnia e stalking. Il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici del comune di Mazara, Silvano Bonanno, ha annunciato l'invio di una ulteriore nota di sollecitazione ai vertici della regione siciliana e al commissario straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico, ingegnere Foti, responsabile del procedimento inerente ai lavori di dragaggio del fiume Mazzaro. Dalle notizie emerse a seguito della costante opera di monitoraggio effettuata dall'amministrazione comunale, l'ingegnere Rizzari, tecnico idraulico incaricato dall'ufficio del commissario, non ha ancora consegnato la relazione definitiva che dovrebbe essere ultimata entro la settimana. Il visto dell'assessorato al territorio sul progetto con l'allegata relazione idraulica darebbe il via alla gara d'appalto tra fine mese e ottobre, con avvio materiale dei lavori in gennaio. Gennaio e febbraio, ha dichiarato l'ingegnere Tallo dell'Ufficio Opere Marittime della Sicilia, sono mesi ideali per il tipo di interventi che dovremmo effettuare nel fiume Mazzaro. Sbloccare delle somme da destinare al comparto vitivinicolo siciliano. È la proposta partita dal Meetup mazzarese e giunta al governo regionale attraverso i deputati del Movimento 5 Stelle il servizio. Nei mesi scorsi nel Meetup di Mazzara si è discusso della questione inerente alla crisi dell'agricoltura siciliana, facendo pervenire proposte ai portavoce europei e regionali del Movimento 5 Stelle. I portavoce all'ARS del Movimento 5 Stelle hanno depositato ieri una mozione, primo firmatario Sergio Tancredi, attraverso la quale si chiede la concessione di un aiuto alle imprese agricole siciliane. Da tempo nella produzione vinicola europea vige una situazione di concorrenza sleale causata dal fenomeno del cosiddetto zuccheraggio, cioè il procedimento enologico attraverso il quale si aggiunge zucchero o altri saccarosi al mosto per farne aumentare il grado alcolico. La pratica dello zuccheraggio è vietata in Italia poiché è considerata sofisticazione, mentre è lecita
vita in molti altri paesi europei. In tal senso il comparto vitivinicolo italiano e siciliano in particolare subisce un notevole svantaggio dal punto di vista concorrenziale. Con la mozione si impegna il governo regionale a valutare l'opportunità di sbloccare delle somme per attenuare le perdite che il comparto vitivinicolo sta subendo a causa della crisi creata dalla concorrenza sleale, nata a causa di scelte europeiste che stanno minando fortemente una delle nostre eccellenze conosciute ed apprezzate in tutto il mondo, ovvero il nostro vino. In pratica l'attuale crisi che attraversa il comparto, dovuta anche alla distorsione del mercato imposta dalla concorrenza sleale causata dalla mancanza di informazione al consumatore finale, è paragonabile alla crisi attraversata nel 2009 quando venne imposto il cambiamento della regolamentazione sulle denominazioni del vino. Il portavoce Sergio Tancredi dichiara che troppo spesso abbiamo assistito a penalizzazioni del comparto enogastronomico italiano a causa delle normative europee. Logiche discutibili fanno sì che ad esempio in Europa si possa produrre il formaggio senza latte fresco ed il vino senza il mosto. Confidiamo che il governo regionale comprenda le ragioni dei viticoltori e destini adeguate risorse al comparto. Sull'albo pretorio online del portale istituzionale nella sezione bandi e avvisi del comune di Mazara del Vallo è pubblicato l'avviso e il modulo per la concessione del contributo ex ANMIL anno 2015. Gli interessati possono presentare istanza per l'accesso al contributo entro e non oltre il termine perentorio del 31 ottobre. I requisiti richiesti per l'accesso al contributo sono essere cittadino mutilato o invalido del lavoro e avere un reddito dell'intero nucleo familiare non superiore al minimo vitale. I modelli per la presentazione delle istanze di contributo sono disponibili presso l'Ufficio di Solidarietà Sociale nella via Giotto. Il ministro della Pubblica Istruzione Giannini diffida l'Ateneo Core di Enna perché straniero. Sentiamo. Ancora polemica sull'Università Romena ad Enna. Stavolta a parlare il ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini. Abbiamo diffidato tutti i soggetti coinvolti nell'eventuale istituzione Enna di un corso di medicina di un'università romena, dal rettore della Cole ai vertici della Fondazione Proserpina al presidente della Regione Siciliana a non fare nulla, a stare inattivi prima che il ministero abbia chiarito gli eventi. Queste sono le parole del ministro intervenuto nel corso della trasmissione Restate Scomodi su Rai 1. L'istituzione di un'università, ha aggiunto la Giannini, non può avvenire per libera iniziativa di privati cittadini, ma deve avere un percorso preciso, in questo caso del tutto inesistente. Per il ministro adesso si deve fare chiarezza per i 60.000 studenti che si stanno preparando al test. Intanto i posti per medicina rimangono quelli stabili. A Radio 1 è intervenuto anche l'amministratore delegato della Fondazione Proserpina ad ex parlamentare Vladimiro Crisafulli. È un'operazione tendente ad allargare l'offerta formativa in Sicilia e a dare risposte a tanti ragazzi che vogliono iscriversi a medicina. Ci sarà il numero chiuso e per essere ammessi dovrà essere superato un test d'accesso, un numero chiuso che fa riferimento a norme europee perché ormai il titolo di studio è europeo. I corsi si faranno in lingua romena con professori rumeni e le tasse saranno intorno ai 9.000-9.500 euro. Il progetto, ha proseguito Crisafulli, è stato approvato dalla Regione Siciliana, non tocca la programmazione italiana e non rientra nelle scelte del governo italiano. Abbiamo fatto una convenzione con la regione per utilizzare per il praticantato le strutture delle cliniche ospedaliere. Anche per la stagione invernale la compagnia aerea Wheeling conferma da Palermo 4 rotte dirette, 2 domestiche, Roma, Fiumicino e Firenze, e 2 internazionali, Parigi e Barcellona. I 2 collegamenti nazionali inaugurati a giugno del 2014 saranno riproposti nel prossimo periodo invernale per il rilevante interesse delle destinazioni da un punto di vista turistico ma soprattutto professionale. La connessione con Roma, Fiumicino sarà operata quotidianamente a partire da ottobre a bordo di un Airbus A320 con 3 frequenze giornaliere il giovedì e il venerdì e 2 il lunedì, il martedì, il mercoledì, il sabato e la domenica. C'è anche il progetto Tutto Mazarese Periferica fra i vincitori del concorso Boom Polmoni Urbani. Sentiamo. Giovani con idee e progetti che guardano avanti per il bene delle loro città con forme e sistemi innovativi.
e partecipano al Boom Polmoni Urbani, un concorso di idee in cui i primi tre progetti meglio classificati fra i 10 selezionati hanno ottenuto un contributo di 120.000 euro lordi ciascuno a fondo perduto. Il 15 settembre vi sarà l'erogazione della prima tranche annuale da 40.000 euro. Fra i tre vincitori c'è anche Periferica, il festival internazionale di rigenerazione urbana nato a Mazara del Vallo e promosso dall'associazione no profit Corda, guidata da Carlo Roccafiorita. Il concorso è stato promosso dal Movimento 5 Stelle Sicilia in collaborazione con Farm Cultural Park di Favara. È finanziato dai 14 deputati regionali con la restituzione delle eccedenze degli stipendi che compongono il gruppo parlamentare. Il nome del progetto nasce dall'idea di creare all'interno delle città dei luoghi che abbiano una funzione vitale, quella di far respirare l'intero organismo città ed ognuno dei suoi abitanti. Il progetto specifico con il quale Periferica di Mazara ha vinto sarà reso pubblico nei prossimi giorni, ma il gruppo di progettazione ha in precedenza organizzato un festival internazionale di rigenerazione urbana che si è svolto in due edizioni in città, in una cava privata della zona di Piazza Macello. Il festival, interamente autofinanziato ed organizzato dall'associazione No Profit Corda, mira a risanare le zone degradate della periferia di Mazara. I progetti vincitori verranno presentati al pubblico e alla stampa mercoledì 9 settembre alle ore 11 a Palermo, presso l'Assemblea regionale siciliana. Siamo molto contenti di essere alle soglie di questo ennesimo traguardo, afferma Claudia La Rocca fra i parlamentari che più da vicino hanno seguito il progetto. Ci riempie di orgoglio fare nel nostro piccolo del bene per la nostra Sicilia. In questo caso il concorso di idee premierà tre progetti che avranno il fine di valorizzare i luoghi dei nostri comuni e le capacità dei siciliani che hanno deciso di mettersi in gioco, dando respiro, nonché beneficio alla cittadinanza, innescando una sorta di rigenerazione urbana. Il collegio IPASVI di Trapani ospiterà sabato mattina l'assessore regionale alla salute Baldo Gucciardi all'importante appuntamento che avrà inizio alle ore 11 nei locali di Via Convento San Francesco di Paola. Parteciperanno i vertici del coordinamento regionale IPASVI e i presidenti dei collegi provinciali. Al centro dell'incontro le gravi carenze di personale infermieristico e di OSS negli ospedali della Sicilia, un problema divenuto ancora più serio dopo le recenti guide assessoriali da cui scaturiranno le nuove dotazioni organiche delle strutture ospedaliere e territoriali. All'Adi Consum, nella sede di Mazara del Vallo, in corso Vittorio Veneto 58, sono stati attivati nuovi servizi per la cittadinanza. Avvalendosi di propri tecnici di fiducia in applicazione della legge di stabilità 2015, che prevede detrazioni fiscali pari al 65% delle spese affrontate per interventi di ristrutturazione immobiliare effettuati entro il 31 dicembre del 2015, garantisce un servizio di consulenza, progettazione della ristrutturazione e gestione della pratica. Gli interventi di ristrutturazione potranno permettere il recupero di vecchi immobili ormai abbandonati o la sistemazione di immobili bisognosi di manutenzione, il tutto usufruendo delle detrazioni fiscali con conseguente risparmio sull'intera spesa. Per informazioni si può contattare l'associazione allo 0923 94 73 28. Stasera alle 18 al Castello Grifeo di Partanna, presentazione del privilegio del 1273 della creazione dello Stato di Partanna. A cura di Peppuccio Varia e Domenico De Gennaro. Sarà messo in scena anche un corteo storico rappresentativo in collaborazione con l'Associazione Culturale Il Medioevo. Ingresso libero. Stasera alle 21 al Centro Kim di Salemi sarà proiettato il documentario Pietra Pesante di Davide Gambino. A seguire si terrà l'incontro con l'autore. Il film racconta con sguardo originale la vita del pastore artista Lorenzo Reina e si è distinto per aver raggiunto platee internazionali. Stasera alle 21.30 al Nuovo Teatro di Triscina andrà in scena Fango, dramma didattico di Gabriello Montemagno, regia di Giacomo Bonagiuso. Un testo durissimo, pesante, antimafia nello stile, combattente e militante. Dopo il successo di pubblico riscosso i primi di agosto a Trefontane, tornano nell'ambito della rassegna Estate con noi 2015, promossa dall'amministrazione comunale di Campobello di Mazara, i Dioscuri, in concerto oggi alle ore 22 a Torretta Granitola.
continua ad essere aperto anche per il mese di settembre nella fascia serale l'ex stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica, tra i pochi musei ad effettuare l'apertura serale e soprattutto tra quelli che hanno la stagione più lunga con apertura serale. Già dal 1 luglio, infatti, e fino al 30 di settembre, l'ex stabilimento è aperto tutti i giorni, festivi compresi, dalle 10 alle 13.30 e dalle 17 alle 23.30. Mazara Calcio ieri ha ripreso gli allenamenti in vista della partita di domenica prossima contro Pacheco per il ritorno di Coppa Italia. Dallo stadio Pacecotto Mazara è uscito sconfitto per 2-1 e recuperare questo risultato non dovrebbe essere difficile. Sul fronte societario, oggi alle 17 è atteso l'arrivo del gruppo di Enzo Domingo, che dovrebbe essere presentato ai giocatori nella qualità di nuovo presidente della società. Il presidente Bica avrebbe il titolo di presidente onorario. L'ultima voce che circolava questa mattina a Mazara riferiva di un coinvolgimento nel gruppo Domingo dell'ex presidente del Marsala Luigi Vinci, che ricordiamo ha avuto degli approcci anche con il sindaco Cristaldi per acquisire la società. Un tentativo però andò a vuoto. In una situazione del genere non si vivono momenti sereni nello spogliatoio e i giocatori chiedono chiarezza e garanzie per il loro futuro. In serata si dovrebbe avere un quadro più chiaro di tutta la situazione. Lo Sport Club Mazara ha indetto per domani alle 10 presso lo stadio comunale Nino Vaccara un provino per i giovani nati negli anni dal 99 al 2006. Inoltre sono iniziate le iscrizioni alla scuola calcio per i giovani nati dal 2005 al 2010. La sede dello Sport Club Mazara, che si trova nella via Torino al Civico 2, è aperta dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. E con questa notizia anche per oggi il TG8 Informazione si conclude qui. Vi auguro chiaramente una buona serata, vi aspetto domani alle ore 14.